eccoci qua. Allora, Rosalinda, la mia domanda è una domanda importante, perché la prima cosa voglio capire come ti sei trovata con il mondo impero, come ti sei trovata con tutto il team, con tutto lo staff che ti ha assistito, sia per la parte hair, makeup artist, per gli indossati, la parte fotografica, perché comunque, come hai visto, è un set molto animato, no? Un team molto unito, mi sono trovata benissimo, ovviamente non avevo dubbi, li conoscevo da quando ero piccola e si è creata una sorta di sintonia spontanea, quindi mi sono trovata molto bene. Adesso un'altra bellissima domanda, gli abiti, no? Perché io adesso sono Luigi Auletta e sono il presidente della Maison d'Impero, ma proprio tu personalmente, che li hai vissuti, li hai indossati, che cosa pensi di questi abiti? Guarda, sono degli abiti che valorizzano l'eleganza della donna, perché secondo me è un aspetto molto importante, sensualità, non volgarità e tanta eleganza. Esattamente. Quindi mi rispecchiano molto. Mi fa molto piacere, perché era un po' anche questo che noi stavamo alla ricerca, perché come ben sai abbiamo fatto diverse campagne con una star internazionale che è Catherine Kelly Lang. Sostituire una star con un volto bellissimo. Che responsabilità. Non oserei dire una star, perché so che tu sei una persona molto umile, ma ti dico che mi hai sorpreso parecchio, perché hai fatto un lavoro bellissimo sul set, sei stata fotogenica al massimo, hai avuto delle pose molto eleganti, ma soprattutto la tua figura è una figura veramente molto piacevole, molto gradevole, quindi sicuramente troveranno di grande interesse tutte le persone che vedranno questo lavoro, e chissà che nel futuro non diventerai anche tu una grande star. Dai, incrociamo le dita con tutto il cuore, non perché tu che oggi porti fortuna. Non perché tu oggi non sei una bravissima assolutamente, attrice assolutamente. E soprattutto anche una showgirl, ma nel futuro io ti auguro con tutto il cuore di diventare una star, hai la stoffa per poterlo fare. Grazie, grazie mille veramente. Grazie per questa bellissima esperienza. Anche nel futuro io auguro a te e ad Andrea, giusto? Sì, Andrea. È giusto, di avere una vita longeva, felice, e quello che poi vi riserverà il Dio è quello dovete accogliere. Quindi, in bocca al lupo. Grazie, crepi.